È uscita il 28 giugno la cover di Titanium realizzata da Andrea Crezzini in arte Danger. La data di uscita non è casuale. Il 28 giugno del 1969 a New York un gruppo di poliziotti assalì un bar con l'intento di arrestare gli omosessuali presenti all'interno. Questa azione scatenò una vera e propria rivolta, conosciuta oggi come i moti di Stonewall. Il 28 giugno è quindi diventata la giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQI+. La canzone di Andrea Crezzini, in particolare il video clip, è un tributo per coloro che hanno combattuto e stanno combattendo per la parità in tutte le sue sfaccettature. Ho iniziato il progetto a quattro mani con una persona molto fidata, Fiora Branconi, e abbiamo voluto creare questo video musicale usando una cover di una canzone molto potente come Titanium per lanciare un messaggio di uguaglianza. Io penso che ora più che mai, anche a un movimento che in realtà non è iniziato l'anno scorso come Black Lives Matter, ma è iniziato molto, molto prima, bisogna ora più che mai alzare la voce e parlare di cose che possono cambiare il mondo. Nel nostro piccolo, per quello che riguarda tutte le persone che io conosco, c'è tanto bisogno di tolleranza e un minimo di compassione l'un l'altro. All'interno del videoclip è presente anche un tributo ad Andrea Mari, il fantino venuto a mancare tragicamente il 17 maggio di quest'anno. Brio avrebbe dovuto collaborare alla realizzazione del video, come ha spiegato ai nostri microfoni Andrea Crezzini. E la dedica finale ad Andrea Mari, che doveva essere in realtà nel progetto con noi all'inizio, è più che dovuta, e con grande orgoglio e commozione vogliamo dedicare questo a chi, come noi esseri umani, si è sentito a volte fragile.